se la guardiamo dal punto di vista dell'atteggiamento, della prestazione, del cuore, delle idee, c'è solo da essere contenti e felici di allenare questa squadra. Se poi la guardiamo dal punto di vista del risultato, alla fine è logico che ti rimane un'amarezza pazzesca da battere la testa nel muro fino a domani mattina. Però io vorrei mettere in risalto la prestazione della squadra, che secondo me è stata straordinaria. Ma davanti avevamo la prima in classifica. C'è anche da capire cosa vogliamo fare e come possiamo fare. Io non credo che abbiamo buttato via qualche cosa oggi. Non c'è rammarico. C'è rammarico solo di aver preso il gol per un dettaglio rigore. Ma giocavamo contro una grande squadra e non gli abbiamo concesso quasi niente. E quindi era la partita che volevamo fare. E l'idea era proprio questa, di iniziare una partita così, sul ritmo, sull'intensità, spezzettandola, per poi venire fuori come abbiamo fatto. Abbiamo giocato contro una squadra fallosissima, nettamente più fallosa di noi, guardate le statistiche, è una squadra che torna a casa con un risultato che non meritava. Perché secondo me oggi, se c'è una squadra per come l'abbiamo gestita al secondo tempo, in 10 contro 11, meritavamo di vincerla. Ma c'è da apprezzare quello che la sta facendo la squadra. C'è da apprezzarlo. C'è da apprezzarlo quello che ha fatto oggi il Perugia, quello che ha fatto martedì a Brescia. C'è da apprezzarlo. Io vorrei ricordare che oggi abbiamo giocato con una squadra che secondo me è costruita benissimo e può assolutamente andare in Serie A. Mi meraviglierei se ciò non avvenisse. Oggi abbiamo giocato in 10 contro 11 contro loro e se c'era una squadra che per qualità di idee, di gioco, meritava di vincere, questo è Perugia. Considerando che abbiamo giocato in 10. Quindi c'è da apprezzare quello che ha fatto la squadra. Punto. Solo questo. E guardare avanti con fiducia. Come ho detto ieri, a questo punto siamo vicinissimi, quindi mancano 10 partite, 30 punti. Vogliamo lavorare per quell'obiettivo che ci siamo posti, però sia chiaro, se proviamo a entrare in uno di quei posti lì, sarà un grande risultato e tutti lo possiamo condividere. Ma se non ci entriamo, non è. A oggi il campionato del Perugia è un campionato di idee, di costruzione, fantastico, ok? Sia chiaro, quindi lavoriamo tutti insieme per raggiungere gli obiettivi, ma niente voli pigliarici, piedi ben piantati in terra e grandissimo entusiasmo e voglia di lavorare tanto, perché partite come quelle di oggi ti riconciliano con questo gioco. Pur nella sofferenza. La cosa importante è in questo momento aver chiuso, perlomeno per la mia squadra, sto parlando, aver chiuso un ciclo di partite difficili, un ciclo anomalo, perché dobbiamo ricordarlo sempre questo. Stiamo facendo un campionato anomalo, perché non abbiamo mai avuto tante gare così ravvicinate. Adesso noi abbiamo una settimana di preparazione alla partita per Brescia, poi di nuovo altre tre gare, però insomma per noi allenatori già poter ritornare a lavorare sul campo, perché in queste partite abbiamo fatto solo gestione, e ritornare a lavorare sul campo sarà, io credo, la cosa più importante che stiamo aspettando. Ecco. Allora io in panchina avevo Strefezza che non poteva entrare, Dermacu che non sarebbe entrato. Quindi non avevo esterni offensivi. Siamo partiti con 4-2-3-1 perché volevo vedere la squadra, volevo aggredirli loro, volevo toglierli, perché il Perugia è una squadra che sta facendo un grande campionato, però fa un tipo di calcio molto aggressivo, il motivo per cui ci sono spesso delle ammunizioni. Io prima ho parlato di cose oggettive, no?
Poi tutti si può dire le cose soggettive, no? L'allenatore Alvini ha detto che all'andata, tranne i primi 20 minuti, poi ha guidato lui la partita. Bisognerebbe andare a rivederla la partita e guardare i numeri di quella gara. Non è così. No, 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 ma le spiego. No, le finisco. Con un'identità forte, perché il Perugia ha un'identità forte, fa un calcio di grande aggressività, un calcio difensivo, verticalizza dove ha dei giocatori che sono micidiali nell'attaccare la profondità, quindi questo è un valore, non è una, cioè, ognuno, cioè, non è, e quindi noi sapevamo che questa partita ci poteva disturbare e infatti l'abbiamo pagata nel secondo tempo quando paradossalmente eravamo in superiorità numerica, abbiamo cominciato a allargare i terzini entrambi e quindi abbiamo lasciato i due centrali sempre uno contro uno. Queste sono state le situazioni. È chiaro che non potendo mettere dentro attaccanti esterni, ho optato per andare a tre.